secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due, e dava loro potere sugli spiriti impuri, e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Parola del Santo Evangelo. Salutato Gesù Cristo. L'Evangelista Marco ci presenta tre chiamate che Gesù fa ai suoi discepoli. La prima è quella alla sequela. Seguimi. Lo dice a Simon Pietro, lo dice a Andrea suo fratello, a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, a Filippo, a Matteo, l'erede pubblicano. Chiama Gesù perché i discepoli potessero seguirlo. Ma c'è ancora una ulteriore chiamata, e dice l'Evangelista, nota, li chiamò perché stessero con lui. Non basta seguire Gesù, anche noi stamattina possiamo essere qui in chiesa perché sappiamo che è importante vivere il giorno del Signore, perché ci è stato insegnato, perché il terzo comandamento ce lo dice, perché uno dei cinque precetti della Chiesa ci dice che bisogna andare a messa la domenica. Non basta, bisogna rimanere con Gesù. Li chiamò perché stessero con lui. Ma ancora c'è una terza chiamata, questa cui fa riferimento San Marco, evangelista, nel sesto capitolo del suo Vangelo, dove ci dice che Gesù chiamò a sé i dodici e li iniziò a mandare a due e diede loro il medesimo suo potere e sugli spiriti impuri. Cosa significa questo? Vedete, noi non siamo semplicemente chiamati a seguire Gesù, chiamati a stare con Gesù, che è bello, ci mancherebbe, ma siamo anche chiamati da Gesù per essere mandati, apostolos, apostoloi, l'apostolo, gli apostoli sono coloro che vengono, apostello è il termine greco, che significa inviato. Io ti invio, tu sei inviato, sei mandato da me, tu hai il mandato che ti viene proprio da Gesù di evangelizzare, di annunciare il regno, di annunciare il Vangelo. E Gesù ti manda a due, perché questo a due? E sì, alcuni esegeti ci dicono perché era il numero minimo della testimonianza per dire che una cosa è vera, o anche che gli avvenimenti che poi si sarebbero verificati potevano essere raccontati da due persone credibili, ma il riferimento è alla comunità. Il Signore ci manda per essere comunità e per creare comunità, e il minimo sindacale proprio sono due persone, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La comunità è quell'essere un cuore solo, un'anima sola, e lì inizia poi il cammino. E Gesù non solo dà questo potere, lo conferisce, non è una delega, ma è un potere proprio, è Gesù stesso che opera nei discepoli attraverso i suoi apostoli, e di non prendere, Gesù ordinò loro, attenzione, se Gesù ordina, sono poche le volte che ci viene detto ordinare. Ordinare significa, è un comando, significa che i discepoli non erano tanto d'accordo,
a fare cosa? A partire, quando uno parte cosa fa? Pane e manto non pesano tanto, sempre qualcosina di lato si porta, viene facevo una battuta, un pacchetto di crepes e poi c'è l'ora dei pavesini e poi ti prendi un grissino oppure ti mangi qualcosina e magari portiamo una volta, si portavano i semi, non so, gli anacardi oppure piuttosto che la nocciolina, gli arachidi, la favella che veniva custodita, si portava perché non venisse meno, ci fosse un calo di zuccheri, noi diremmo oggi. Oppure ecco un qualcosa per coprirsi, perché magari poi arriva la sera e allora sentiamo freddo, allora è giusto coprirsi, non in questo periodo di caldo giustamente, ma il mantello serviva anche per sdraiarsi a terra. Quando tu devi andare a fare il picnic ti porti la tovaglia, ti porti la copertina, che non ti serve per metterla addosso, ma ti serve proprio per stare comodo. No, non devi prendere nulla, nella sacca si mettono le provviste, sia quelle che tu stai portando, sia se qualcuno ti regala qualcosa, la metti nella saccoccia e raccogli, non si sa mai. Invece Gesù ci invita, e lo abbiamo ascoltato sicuramente tante volte nel Vangelo di Matteo, non preoccupatevi di che mangeremo, di che vestiremo. Il Padre vostro provvederà, guardate gli uccelli del cielo, guardate i cigni dei campi. Gesù lo dice anche con queste forme, potremmo dire quasi poetiche, e non preoccuparci, e né denaro né la cintura. Oggi portiamo invece gli smartphone, li avviciniamo lì al POS e paghiamo poi tu campa paga, come si suol dire. E poi ricordo delle battute belle di alcune persone sapienti. Abbiamo solo detto forse lì non fa Natale, Pasqua e San Martino, alla fine meglio avercelo qualche soldo in tasca, non si sa mai, quello che serve me lo compro. Gesù ci invita ad essere di quelli che hanno l'unica sicurezza, l'unica certezza, l'unica ricchezza nostra deve essere il Signore, la sua parola, io sono con voi sempre, tutti i giorni della mia vita. Noi non abbiamo bisogno di nient'altro durante il viaggio, dice Gesù, che un bastone. Attenzione, il bastone non è per dare botte, come dare mazzate, no, il bastonate proprio, no. Il bastone è quello che ti aiuta a sostenerti. Oggi ricorderemo San Francesco da Paola, la seconda domenica di luglio, San Francesco da Paola che ha il bastone nelle mani. Santa Rosalia ha il bastone nelle mani, il nostro santo Nicola ha il bastone pastorale nelle mani. Perché sto bastone? Che cosa indica il bastone? Non è la clava per accoppare qualcuno, il bastone fa riferimento al bastone dei carismi, al bastone dei prodigi. Ricordate Mosè, il bastone che colpisce il mare e il mare si apre. Il bastone che serve per compiere i prodigi di Dio sono i talenti, i carismi che Dio ti dà. Tu di quello ti devi approvvigionare, tu di quello non puoi fare a meno. Per il resto, tutte le altre cose del mondo, della terra, rimangono alla terra, lascia stare. E Gesù però invita a calzare i sandali e non portare due tuniche. Qui un passaggio: chi portava i calzari sono i figli. In casa gli schiavi non portavano i calzari, ricordate che torna il figlio prodigo, presto mettete il vestito più bello, fategli indossare i calzari ai piedi per indicare che è il figlio. L'abbiamo ascoltato nella seconda lettura tratta dalla lettera agli Efesini, alla comunità di Efeso, da parte della chiesa di Efeso, da parte del beato apostolo Paolo, quando dice che in lui noi siamo stati predestinati ad essere figli adottivi per mezzo di Gesù Cristo. Noi siamo figli, allora i figli hanno questa dignità dei calzari che sono per la difesa del cammino, perché non inciampi il piede, perché non si ferisca il piede. Il Signore ti difende, ti sostiene, e ancora non portare due tuniche.
Vabbè, partiamo per una gita, partiamo per andare in un posto, vabbè, un cambio portiamo, cioè non si sa mai, ci sporchiamo, oppure quantomeno una magliettina, una canottiera, subiamo, ci cambiamo, o no? Ma facciamo questo? No, Gesù dice, no, non ti devi portare le tuniche. Perché questo non portare le tuniche? Perché tu non devi avere un doppio vestito, un doppio habitus. Le doppie abitudini, e quando siamo tutti belli santi, fuori poi indossiamo un altro vestito che è quello dei lottatori, dei gladiatori, la corazza perché dobbiamo combattere. E sappiamo quello che succede nel mondo, e qui allora siamo tutti tra amici, tra fratelli, e va bene così, uscendo fuori dobbiamo metterci il giubbotto antiproiettili e l'elmo del sapere. E queste sono le notizie di ogni giorno. Terribile. Una società dove tu non sai se qualcuno dalla balconata ti possa sparare, invece di colpire me, colpisce l'innocente. È una società disastrosa. Cosa dobbiamo fare noi cristiani? Essere portatori della pace, essere di quelli che annunciano il Vangelo, essere di quelli che nella vita, nella strada, nelle comunità, nelle famiglie, a portare questo messaggio di speranza. Guai a noi se non portiamo la speranza. Il Signore, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamato. In un mondo disperato, noi dobbiamo essere portatori di speranza. Papa Francesco ci sta facendo preparare in questo secondo anno al Giubileo, che sarà col Natale, inizierà tutto il 2025, ci sarà l'anno giubilare, ad essere pellegrini nella speranza, con la speranza nel nostro cuore, annunciatori di speranza, con la vita, non solo con le parole, quella speranza che è. Non ci confonde, non ci delude, perché noi tante volte nel mondo siamo confusi, siamo delusi, siamo presi a botte, contusi, siamo ammazzati. E cosa dobbiamo fare? Andare avanti in quella speranza che non delude, quella speranza che ci sia un futuro migliore per i nostri ragazzi, per la nostra società, per la nostra famiglia. Cosa dovremmo fare allora? Anzitutto spogliarci le ginocchia, inginocchiarci e rimanere dinanzi al Signore. Abbiamo attraversato una pandemia, emergenze, situazioni terrificanti. Qualcuno ha detto la nostra società è in ginocchio, è lì che dobbiamo arrivare, in ginocchio davanti al Signore, a pregare, a implorare del Signore misericordia, a implorare del Signore grazia su grazia. Consolazione su consolazione. Guardate, io vi dico una cosa, ve lo dico con grande semplicità di cuore, ma nessuno di voi si senta, come posso dire, toccato, in negativo da questo. Nel messaggio romano ci sono delle preghiere per chiedere del tempo, c'è la preghiera per chiedere la pioggia. Ci sono preghiere per chiedere al Signore di dimostrarci la sua clemenza. Io non dico voi fedeli, che forse non lo sapevate, lo sapete, come se non lo sapete, c'è la preghiera in tempo di terremoto, in tempo di guerra, in tempo di. Ma almeno noi sacerdoti non dovremmo avere il coraggio, l'audacia di dire oggi facciamo questa preghiera. Che i nostri nonni, che i nostri padri, che i santi vescovi, che i santi sacerdoti un tempo facevano per implorare dal Signore che ci sia veramente propizio, che ci dia quello di cui abbiamo necessità. Possiamo cercare quello che vogliamo, noi possiamo scavare pozzi, non conterranno acqua, dice Geremia, ed abbandonato me che sono la sorgente della vita. Noi possiamo porre qualsiasi stato di calamità, possiamo fare,
non risolveremo nessun problema. È come l'uomo impantanato nelle sabbie morbidi che prova a uscire tirandosi i capelli. Siamo veramente da rimuovere immediato, ma in una tinta buona. Invece il Signore ci sta dicendo: tendi le mani, alzati le mani al cielo, lasciati raggiungere la mia grazia, lasciati salvare. E forse questo, almeno a noi, fratelli carissimi, che il Signore sta rivelando oggi, sta dicendo, e noi dobbiamo veramente non solo credere, ma soprattutto agire in questa fede, che è la fede della Chiesa, che adesso tutti insieme professeremo con il credo, con la professione di fede. Ecco, ci dia il Signore la grazia di vedere veramente la nostra fede in azione e che la nostra vita sia veramente accompagnata dall'intercessione di Maria Santissima, Vergine fedele, dai santi che sono i nostri amici del cammino, perché possiamo veramente camminare nella grazia di Dio, nella santità di Dio. Intercedono per noi i nostri santi angeli custodi, pregano con noi e per noi, perché ancora una volta il messaggio che il Signore ci riveda, ci sia comunicato, che le nostre preghiere possano essere presentate attraverso le mani dell'angelo santo all'altare del cielo dinanzi alla Maestà divina, alla Trinità Santissima e Beata, gloria, onore e benedizione nei secoli dei secoli.